È stato presentato nei giorni scorsi a Corato il rapporto Ecomafie 2024, un incontro presso il Teatro Comunale della città di Corato, al quale sono intervenuti Renato Nitti, magistrato presso la Procura di Trani, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Daniela Salcedo, presidente regionale Legambiente, Riccardo Lo Sappio, giornalista. L'incontro è stato preceduto dai saluti del sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico. Ed ecco uno stralcio dell'intervento del procuratore di Trani, dottor Renato Nitti. Ci hanno rimandato indietro i rifiuti dalla Tunisia, la Turchia non li vuole più i nostri rifiuti, ha fatto come la Cina, ha deciso che non li vuole più. Non c'è soltanto il Papa a dirlo, ci sono gli stati del mondo che hanno messo per iscritto che se continuiamo così, tra 25 anni la qualità della vita degli umani, degli uomini, non la terra sopravvive, degli uomini sarà verticalmente più bassa, andrà molto peggio per tutti, è stato messo per iscritto, adesso abbiamo un obbligo in Italia e fuori dall'Italia, avremo un obbligo di, come si dice, darci una mossa, dobbiamo reagire perché queste condizioni di vita non le manteniamo a lungo. Il passaggio è fondamentale perché se non c'è uno che le dice le cose, quelle cose sembra che non esistano. Ma tra qualche decennio ci sarà un problema per tutta l'umanità se non si reagisse. Quest'anno ha scritto in un enciclica, ha detto ai governanti: ma davvero voi volete passare la storia per quelli che in un momento così tragico non sono stati capaci di prendere una decisione importante? Perché questo è quello che sta avvenendo. Quindi se voi vorrete sapere quello che accade, dovrete prendere il rapporto con mafia. E quando prenderete il rapporto con mafia vi renderete conto che in questo momento in cui noi esportiamo rifiuti anche verso l'estero, ancora verso l'estero, c'è un posto che un po' è diventato di nuovo pattumiera d'Italia, e cioè sempre la Puglia. È un fatto fondamentale reagire.